Nell'aria c'è ancora l'odore acre della combustione dopo l'incendio dell'ennesima auto data alle fiamme in via Caduti per Servizio nel quartiere Fontanelle alla periferia di Pescara. Ed è ancora emergenza sicurezza in una delle zone calde della città adriatica, come torna a denunciare Domenico Pettinari, presidente del movimento politico Pettinari per l'Abruzzo, all'indomani dell'ennesimo atto vandalico. Ormai qui la situazione è completamente fuori controllo. Abbiamo registrato l'ennesima macchina data alle fiamme questa notte intorno alle 4:30. È un cittadino onesto che vive del suo lavoro e adesso non saprà come arrivare al posto di lavoro. Qui ormai va a fuoco una macchina ogni settimana e non possiamo credere che casualmente in via Caduti per Servizio prendono fuoco le macchine così. C'è un problema serio, un'emergenza sicurezza attiva, ma questa è la stessa piazza di spaccio dove si spaccia droga ogni giorno H24, dove continuano a essere pregiudicati occupanti abusivi delle case popolari e dove la contraddizione e l'ipocrisia politica è evidente, perché in questi giorni, nel mentre si svolge il G7 a Pescara, ci sono 1500 poliziotti che garantiscono la sicurezza ai grandi del mondo e dei quartieri periferici completamente abbandonati dove accadono queste cose. Ebbene, questa è anche la Pescara che soffre, la Pescara che si lamenta, la Pescara che è costretta a convivere tra violenze, tra aggressione, tra soprusi. Abbiamo letto anche su titoli nazionali Pescara capitale della cocaina. Allora noi chiediamo con forza che qui venga istituito una unità fissa H24 di forze di polizia, anche con la consiglio dell'esercito come c'era nel 2011, per controllare la zona, ma che vengano sfrattate anche quelle famiglie di pregiudicati che non devono stare all'interno delle case popolari. Abbiamo presentato una mozione, primo firmatario Massimiliano Di Pillo, per l'osservatorio della legalità nella città di Pescara, non solo, altra un'interrogazione in consiglio comunale che parla di sicurezza e di capire come vengono utilizzate le telecamere nella città di Pescara. Noi stiamo facendo tutto il possibile, ma qui si continua purtroppo a delinquere e l'amministrazione comunale non si può voltare più dall'altra parte. Il centrodestra governa il paese, governa la regione, governa il comune. Non possiamo tirare a lucido Piazza Sacro Cuore e invitare le persone ad andare lì e dimenticarci che nell'altro pezzo, negli altri quadranti della città di Pescara, purtroppo c'è una situazione completamente fuori controllo. Spero che qualcuno guarderà anche da questa parte e serve soprattutto anche levare la questura di Pescara a rango superiore e portare più pattuglie su strada, più uomini su strada, perché i sindacati ci dicono che ci sono pochi uomini, poche pattuglie che possano garantire la sicurezza dei quattro quadranti nella nostra città. Tra le altre soluzioni proposte, le passeggiate della legalità. Sì, noi siamo pronti a rimettere in piedi quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ad agosto 2023, le passeggiate della legalità notturne, per cercare di fare noi un po' da deterrenza, di promuovere la legalità, di gridare legalità, di dire che qui c'è bisogno di legalità e soprattutto per tanti cittadini onesti che non dormono più perché hanno paura che possa prendere fuoco il palazzo, possa prendere fuoco una macchina o magari il tubo del gas della propria abitazione.